Dai. Hai ragione. Il Ministero per i beni culturali è al momento un morente ibernato. O giungeranno risorse atte a resuscitarlo, oppure tanto varrebbe abolirlo. Ma sai qua il ministro Nagri, dica cosa deve fare, così rispettiamo anche un po' i tempi. Combattere. Combattere, ecco. Non ho preparato come l'amico Carlo Ossola un pezzo. Cerco di alzare la voce. Oh, silenzio. Dai. Per il momento non mi riguarda, quindi sono contento. No, pare che ancora tutti tocchi di morire, uomini e donne, ecco, però rassegnato certamente no, questa non è una virtù che posseggo. È vero che le risorse sono enormemente diminuite, è vero che quest'anno sono leggermente aumentate, è vero che il prossimo anno torneranno a diminuire leggermente, ma non è questo che cambia, il tema sono il buon uso delle risorse che ci sono. Il buon uso delle risorse significa razionalizzare, funzionalizzare, è un'operazione che è stata impostata. Secondo. Senti, piacere. No, un momento, un momento, un momento. Sta parlando di economizzare, ma perché non parla di cultura? Perché non parla di quello che sta succedendo? Vabbè. Non senta, risponda. Grazie, grazie del contributo serio. Ministro, questo è quello che pensa non solo lui, ma diciamo è, quando siamo arrivati allo 0,22 del PIL si esaurisce un po' la funzione, quindi forse combattere anche su questo. Si deve seriamente guardare quello che sta succedendo fuori, quindi persino paesi stimatissimi come la Francia stanno riducendo le risorse per la cultura. E quindi, ecco. No, però per piacere un attimo, fatelo parlare per piacere. Scusate, se non prendiamo conto dei fatti facciamo chiacchiere come si stanno facendo. Va bene, allora andiamo avanti, ministro, dica cosa vuol fare, non chiacchiere. Credo che non si possa dire che questo governo non ha fatto proprio nulla di economia, per la cultura. Ci si deve chiedere che cosa ha fatto in queste condizioni. Va bene, grazie. Vabbè, ok, allora io la ringrazio, però adesso questa è una tavola rotonda. Innanzitutto c'è un'effervescenza in sala che è molto simile a quella che ho visto in Sulcis. Ne possiamo, non so se usciremo anche da qui in elicottero, ma... Poi dopo mi spiega perché. Io credo che dopo le dimostrazioni di disagio di ieri, e che si sono anche riflettute sulla giornata di oggi, noi forse dobbiamo cambiare metodo. E in questa giornata, mentre pensavo a che cosa raccontare... Sì, no, scusate. Mi sta dando, scusate. Sta dicendo che deve cambiare, almeno facciamo dire come. Vorrei... Questo è grave. Questo è molto grave. Questo certamente è molto grave. Però io vorrei partire proprio... Scusi. Noi abbiamo bisogno di un piano quinquennale sulla formazione, sulla ricerca e sull'università. Io sono una studentessa e vorrei sapere per il mio presente cosa c'è. Io ho paura del mio presente anche un attimo. Nei prossimi 5 anni costruirai il tuo futuro. Nei prossimi cinque anni costruirà il tuo futuro. Scusa. No. In realtà la richiesta è di non pensare tra 5 anni, ma di avviare un piano per 5 anni, che è una cosa diversa. No. Va bene, facciamo finire. Scusate. Ma per essere concreto, per essere concreto. Per piacere, sta dicendo che devono sfruttare
questa circostanza per dare risposta a quella richiesta. Quello, però oggi noi possiamo, oggi, scusate, noi oggi con il recupero di risorse che sono proprio state un po' messe da parte da quella burocrazia di cui parlava Ilaria, possiamo aprire 120 milioni di euro con un bando per dare avvio a quell'agenzia che abbia come tema creatività e innovazione. L'annaffiatoio non può essere chiuso. L'annaffiatoio... Va bene. L'annaffiatoio non può essere chiuso e l'annaffiatoio noi dobbiamo in questo breve periodo in cui la legge sulla stabilità è in discussione al Senato riaprirlo e riaprirlo in modo tale che non ho capito. Innaffi i giardini della rete delle università e degli enti di ricerca. La riforma Fornero, che cosa sta creando la riforma Fornero? Non possiamo più entrare nel... No, adesso questo veramente, per piacere, scusate, è una cosa seria. Non possiamo, è una cosa molto seria quello che sta dicendo, però non possiamo saltare da... Rispondiamo a che cosa sono, che cosa... Giusto. Va bene. Abbiamo detto la rete delle università e la rete della ricerca, degli enti di ricerca statali. Attraverso il fondo di funzionamento ordinario. Grazie. Grazie, grazie al ministro Profumo. Per piacere, noi abbiamo un'intera giornata di lavoro. Devo concludere questa tavola rotonda. Prendi, io no, grazie. Devo, per piacere. Però no, ma tu... Ma... Va bene, allora devo dire, mi pare che vi siete rivolti bene, avete dato tutti i vostri messaggi, devo dire che per essere un intervento a una tavola rotonda, agli Stati Generali della Cultura, devo dire sinceramente, pur rimanendo, lo ribadisco, molto critico nei confronti di questo governo per quello che ha fatto nella cultura come la vediamo noi, cioè non solo patrimonio museale, non solo storia, ma anche ricerca, formazione, scuola, pur rimanendo molto critico, devo dire che hanno preso degli impegni. Per me non sono sufficienti, ne dovranno prendere di più e dovranno dimostrarlo in Parlamento. Però adesso, per piacere, vogliamo e dobbiamo ascoltare il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato, che ci ha seguito pazientemente, che ringraziamo per essere qui e che abbiamo il dovere di ascoltare. Quindi do la parola al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Grazie.